una volta che noi eravamo, facevamo parte praticamente di quello che era il personale militare, civile e militare, questa strana nostra presenza. Che cosa successe? Che una volta che io ero al fronte con l'Hermann Göring, appunto come supporto e appunto come traduttore ufficiale e riconosciuto, riconoscibile in tutti i vari posti di blocco, quando ci fu il fronte di Anzio Nettuno, noi, un gran parte di quelli che in qualche maniera si erano schierati con i tedeschi, anche alcuni combattendo su Casino, ma i tedeschi preferirono combattere da soli. C'erano anche i parchi italiani, per carità, c'erano anche loro. Il fronte lo tenevano con i denti e con le unghie da soli, possibilmente. Cambiata la situazione, essendoci reparti italiani, fu spontaneo, inevitabile, direi, che noi ci presentassimo ai comandi di Roma, 40 km, e ai comandi appunto militari dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Ma l'impiego fu quello di seconda linea che diventò il rincalzo attivo. Quando con lo scatenamento dell'ultima battaglia le bombe a mano e il MAB fu adoperato anche da noi. Ecco, quindi da quello che era un'attività di retroia, un'attività di guerra, un'attività di soccorso, di supporto, eccetera, eccetera, logistica, chiamiamolo, ci fu proprio il combattimento. Naturalmente noi che rimanemmo lì quella notte tra il 2 e il 3 giugno a contenere i reparti alleati che stavano sfondando ad Anzio, considerando che ormai la colonna proveniente da Casino stava ormai oltre Valmontone, quindi Roma era circondata. Venimmo a sapere appunto dai tedeschi che non potevamo più, eravamo gli ultimi, non potevamo più passare attraverso le linee o il territorio di cui parlavo prima. E allora c'è una strada, la Nettunense, la strada che da Nettuno arrivava e arriva tuttora a Valmontone. Altro punto non potevamo avere neanche per andare a Velletri. Perché ormai era tutto incerto, non più... insomma, riuscimmo ad arrivare la sera del 4-5 di giugno, quasi a notte, scendemmo verso Valmontone, non c'era l'autostrada, e sentimmo il momento del tramonto del crepuscolo, uno strepito di combattimento, cannoneggiamento, eccetera. Quando vedemmo, scendendo da Velletri, appunto in quella pianura del Sacco che comincia lì, che c'erano dei combattimenti accesi, i tedeschi, 5 tedeschi che stavano insieme a me con una camionetta, dovevamo scegliere. Io praticamente trovandomi lì facevo in tempo camminando per parecchie ore per andare a casa mia in Ciociaria. E loro a un certo punto decisero, volete venire a casa? Scelsero di poter arrivare in qualche modo nella immediata retrovia tedesca che stava combattendo a Valmontone. Questa fu l'ultima battaglia a cui, che vedi.